Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Racing Show. È stata una settimana ricchissima di grande ciclismo. Andiamo a vedere cosa è successo. Amstel Gold Race donne. Marta Cavalli trionfa sulle strade olandesi mettendo nel sacco tutte le grandi favorite. Per la nostra azzurra è il terzo successo in carriera ed è la prima volta che un'atleta italiana vince l'Amstel Gold Race. Ma andiamo a vedere cos'è successo in questo finale di gara palpitante. Un gruppo forte di una cinquantina di atlete si presenta a tutta velocità ai piedi del Kauberg. L'ultima sprinta di giornata. Siamo a 2,5 km dall'arrivo. Annemiek van Vleuten prova l'azione di forza per cercare di sbriciolare il gruppo e fare quindi più selezione possibile. Il suo fondo fa davvero male. E dopo oltre 500 metri in apnea, alla sua ruota rimangono 6 atlete. Vollering, Lippert, Nivadoma, Garcia, Molman e Cavalli. Poco dietro c'è un gruppetto con Balsamo e Bertizzolo, ma non riusciranno più ad entrare. Quando la Van Vleuten si sposta per chiedere il cambio, sono tutte al gancio, tutte meno la nostra Marta Cavalli, che dopo aver rifiatato un secondo a 1700 metri dal traguardo, attacca, partendo dalle retrovie con un tempismo perfetto. Le avversarie si trovano completamente spiazzate a questo punto. Ora la strada inizia a scendere e l'azzurra della FDJ si invola verso il traguardo. Dietro provano a organizzarsi con la Vollering, che ordina subito alla compagna di squadra Molman di tirare. Ma quando prova a dare il cambio alla Van Vleuten, questa si sposta. Le cartucce sono finite, non ci sono più le forze per andare a chiudere. Marta Cavalli ha piazzato un vero e proprio colpo da KO e va così a conquistare il successo più importante della sua carriera. Alle sue spalle la volata per il secondo posto viene vinta dalla Vollering, davanti a Lippert, Van Vleuten, Nivadoma, Garcia, Molman, mentre Elisa Balsamo deve accontentarsi di un ottavo posto. Al decimo si classifica Sofia Bertizzolo. Marta Cavalli, che il 18 marzo scorso ha compiuto 24 anni, lo scorso anno era stata invitata da Giorgio durante un GCN Italia Show. Sarebbe bello poterla invitare anche quest'anno per farci raccontare da vicino quali sono state le sue emozioni e cosa ha provato a vincere l'Amstel Gold Race. Amstel Gold Race uomini, anche quest'anno l'Amstel si è decisa al photo finish. Vi ricorderete, lo scorso anno Van Aert aveva avuto la meglio per pochissimi millimetri, addirittura sembrava quasi un ex aequo su Pidcock. Quest'anno invece il team Ineos sorride con Kwiatkowski, che beffa per pochissimi centimetri il compagno di fuga Benoît Cofroy. L'azione decisiva è avvenuta a 21 km dalla conclusione, quando Kwiatkowski ha attaccato tutto solo e poco dopo è stato raggiunto da Cofroy. Dietro c'era un gruppetto di 9 uomini con Benoît, Van Der Poel, Kamp, Asgreen, Matthews, Kung, Hirschi e Teuns, che ha provato a inseguire quest'ultimo. Tra l'altro si era sganciato dagli inseguitori per provare a portarsi sui due al comando, ma è rimasto lì a bagnomaria ed è stato riassorbito dagli altri inseguitori. Kwiatkowski e Cofroy sono andati di comune accordo fino agli ultimi 2 km, quando hanno cominciato a controllarsi. È sembrato per un attimo di rivedere l'edizione 2019, quando al comando c'erano Alaphilippe e Fuglsang, che si controllarono in maniera esagerata e favorirono così il rientro del gruppetto da dietro guidato da Van Der Poel, che fece poi un numero straordinario. Questa volta sono stati molto attenti i due fuggitivi a non farsi riprendere, hanno rallentato la velocità, però hanno sempre controllato la situazione. C'era Benoît che stava rinvenendo tutto solo. Cofroy probabilmente ha lanciato lo sprint un pochino troppo presto. 200 metri di volata potrebbero essere troppi al termine di una corsa così lunga e combattuta. Comunque sembrava tenere fino all'ultimo, quando poi Kwiatkowski è riuscito a rimontarlo e a batterlo di un soffio. Cofroy si è reso conto immediatamente di avere perso, però una volta arrivato dal suo massaggiatore gli è stato comunicato di aver vinto. Abbiamo visto la gioia nei suoi occhi, si è messo ad abbracciare i compagni di squadra, però
dopo qualche minuto sono arrivate le immagini vere e proprie del photo finish e tutti abbiamo visto che a conquistare il successo era stato Kwiatkowski. È stato veramente triste vedere la sua delusione, no? Dopo aver abbracciato il successo, mi si è stretto il cuore, sono sincero. Credo che questi errori non debbano capitare, è sempre meglio aspettare il photo finish ufficiale prima di comunicare al corridore se ha vinto o meno. Comunque, Kwiatkowski conquista così il suo secondo successo all'Amstel Gold Race, il primo era stato nel 2015 quando aveva vinto in maglia di campione del mondo. E al terzo posto si classifica Benoît. La volata del gruppo inseguitori viene vinta da Van der Poel. Tutti hanno pensato all'edizione 2019 quando prese in mano la situazione e fece quel numero pazzesco. Probabilmente non c'erano le stesse gambe, l'abbiamo visto provare con una sfuriata negli ultimi 3 chilometri, ma era sorvegliato speciale, non gli lasciavano un metro e quindi era molto difficile a quel punto riuscire a fare la differenza. Comunque Van der Poel si conferma in grande stato di forma e alla Parigi-Roubaix di domenica prossima ovviamente sarà sempre lui il sorvegliato speciale. È stato un giro dei Paesi Baschi davvero scoppiettante. Andiamo a vedere cosa è successo. La prima tappa a cronometro era stata vinta da Roglic davanti a Evenepoel e a Rémi Cavagna. Nella seconda Alaphilippe si è sbloccato, il campione del mondo in carica ha vinto battendo un gruppo di un centinaio di atleti allo sprint. Ottimo il lavoro di Evenepoel nel finale per il compagno di squadra. La seconda tappa è stata conquistata da Peyo Bilbao, che ha beffato Alaphilippe proprio negli ultimi metri. Alaphilippe che è stato beffato anche nella terza frazione, vinta da Daniel Martinez. Anche qui volata di un gruppo di circa 40 corridori, Martinez ha anticipato Alaphilippe che non è riuscito poi a rimontare. Si parte per la quinta tappa con la maglia di leader sulle spalle di Roglic. È una tappa molto impegnativa e la corsa esplode presto con Soler che attacca da lontano. Maglia di leader virtuale, trova sulla sua strada però il giovane Carlos Rodriguez, lo spagnolo del team Ineos. Questo non gli dà neanche un cambio, non collabora mai, Soler perde anche la pazienza e a 20 km dal traguardo circa Rodriguez se ne va tutto solo. Dietro c'è la reazione del gruppo dei migliori che riprende Soler e va alla caccia di Rodriguez che resiste. E nel finale in salita, una salita veramente, uno strappo veramente duro, con pendenze mostruose, resiste e va a conquistare il successo. Nel rush finale per conquistare il secondo posto, Martinez ha la meglio davanti a Evenepoel, mentre Vingegaard cade buttando a terra anche Vlasov. La strada era viscida e molto pendente e quindi ha giocato un brutto scherzo alle gomme di Vingegaard. Abbiamo visto anche altri corridori faticare nel non far slittare la ruota e purtroppo è successo questo, ma Vlasov ha comunque concluso al settimo posto davanti a Vingegaard, ottavo. Nella sesta e ultima tappa Remco Evenepoel partiva con la maglia di leader ma è stato attaccato da tutte le parti, si è trovato molto presto senza compagni a dargli supporto e nel finale ha dovuto cedere e ha perso così la maglia di leader. La tappa è stata vinta da Yoni Zagir che negli ultimi chilometri era caduto, buttato a terra involontariamente da Vingegaard, è riuscito a rientrare sui migliori e a battere allo sprint. Secondo Vlasov, poi terzo Marc Soler, quarto Martinez, quinto Vingegaard, sesto Bilbao e settimo Evenepoel. La classifica generale è stata vinta da Daniel Martinez davanti a Yoni Zagir, Alexander Vlasov, mentre Evenepoel si è classificato al quarto posto. Prima tappa del Giro di Turchia e vittoria di Caleb Ewan che è tornato alle corse dopo un periodo di convalescenza. Per lui
è la quarta vittoria stagionale, non correva dal 10 marzo, giorno in cui si ritirò nella quarta tappa della Tirreno Adriatico. Ha vinto davanti a Jesper Philipsen, Caden Groves, Danny Van Poppel e Rick Zabel. Vi ricordo che su GCN Plus potrete vedere il Giro di Turchia che si concluderà domenica prossima, Giro di Sicilia dal 12 al 15 aprile, Freccia del Brabante il 13, Classic Grand Besançon il 15, Tour of Jura 16, Parigi-Roubaix uomini e donne domenica prossima. Grandissimo appuntamento da non perdere, previsto grande spettacolo come sempre d'altronde. Se questo GCN Italia Racing Show vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare e non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!